E poi dopo alla curva successiva. Alla staccata della prima variante, la più temuta, entrano in contatto la Sauber di Salo e la Jaguar di Irvine, che è la peggio. Pochi secondi dopo, il gruppo con Schumacher e Häkkinen davanti a tutti arriva alla variante della Roggia. Barrichello prova ad attaccare Jarno Trulli. Alle loro spalle, Heinz Rosenqvist vede un varco tra i due e prova ad infilarsi. Ma in prossimità della curva lo spazio si richiude. Le due Jordan e la Ferrari si scontrano, coinvolgendo anche la McLaren di David Coulthard davanti a loro e già in piena frenata. Le vetture finiscono nella sabbia della via di fuga. Dal polverone spunta lo spagnolo Pedro de la Rosa, rimasto quasi fermo al via e finito in fondo al gruppo, che manca il punto di frenata e vola per aria. Riatterrando, colpisce la McLaren dello scozzese e si ferma addosso alla Ferrari. Sei monoposto eliminate, nel conto entra anche la Jaguar di Herbert. Non ci sono conseguenze per i piloti coinvolti. Alcuni rottami, forse anche un copertone della gomma di De La Rosa, colpiscono però alla testa e al torace uno degli addetti al servizio antincendio della CEA, nella sua postazione sul lato sinistro del tracciato. La corsa non viene sospesa, solo neutralizzata per una decina di giri, dietro la safety car, per permettere agli uomini del soccorso di praticare al vigile del fuoco il massaggio cardiaco e stabilizzarlo prima del trasferimento all'ospedale di Monza, da dove però arriva la notizia della sua morte. Era un leone della Formula 1, uno dei 400 vigili del fuoco volontari della CEA, la società che si occupa dei servizi antincendio sui circuiti della Formula 1. Ma soprattutto era un appassionato di automobilismo al suo 14° Gran Premio. Il suo posto sul circuito di Monza era la variante della Roccia. Il suo compito, essere pronto ad intervenire in caso di incidente. La sua vita si è spezzata dietro questo guardrail, mentre gli occhi di tanti milioni di persone seguivano le immagini dell'incidente, temendo per la sorte dei piloti coinvolti, e quasi nessuno si accorgeva che lui stava morendo. Paolo Ghislimberti aveva 33 anni, una casa a Pontelevico, vicino a Trento, e una moglie che fra 4 mesi gli darà un figlio. Ad ucciderlo è stata la traiettoria impazzita di un pneumatico schizzato via da una delle auto coinvolte nell'incidente, forse dalla Harrods di Pietro della Rosa. Un colpo violentissimo al volto e al petto e Paolo cade a terra, a pochi metri dal circuito. I colleghi e i medici tentano di rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma lui resta immobile, anche quando si decide per un trasporto in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza, dove morirà meno di un'ora dopo. Il paziente è arrivato al nostro pronto soccorso in condizione di arresto cardiocircolatorio in conseguenza di un grave trauma cranio-toracico, un trauma da sfondamento cranio-toracico. Abbiamo proseguito tra le 5 macchine coinvolte nell'incidente e proprio in questi minuti il PM Bellomo sta interrogando come testimoni i piloti. Ci hanno fatto domande esclusivamente sulla meccanica dell'incidente. Sì, da quello che è successo, chi mi ha urtato, queste cose. Lacrime di Schumacher dopo un'emozione più forte di altre, dopo una vittoria che forse ha voluto più di altre e che temeva di non ritrovare nemmeno qui, davanti alla folla più commovente del mondiale. Qualcuno ha pensato che il suo primo pianto pubblico fosse agganciato alla memoria, al numero 41, il numero dei successi di Senna raggiunto da Schumi oggi. Altri hanno creduto che gli avessero appena detto del pompiere colpito a bordo pista. Invece era soltanto un cedimento di gioia, come ha spiegato a fatica, il segno di un pericolo scampato e la consapevolezza di avere una grande squadra attorno, vicina. Del ragazzo morto in seguito all'incidente del primo giro, Schumi l'ha saputo più tardi davanti ai nostri microfoni. Ogni tanto nella vita bisogna fermarsi e riflettere. Dentro l'amaro di una tragedia vera c'è la cronaca di un trionfo importante. Schumacher ha dominato e partito come si deve, sfuggendo ai rischi da retrovie. Ha mantenuto per l'intera corsa una distanza di sicurezza da Häkkinen, secondo, ed ora davanti nel mondiale per soli 2 punti, a 3 gare dalla fine. È la 6ª vittoria di Schumi, la 7ª della Ferrari in questa stagione che pure sembra così difficile. Un record, qualcosa del genere, era successo nella preistoria 1952-1953. Abbastanza per rivoluzionare ancora una volta il panorama, per dare seguito a un sogno tramortito in Belgio. I piloti sul podio sono gli stessi, con Ralf Schumacher terzo di nuovo, ma per il resto l'ordine è cambiato clamorosamente. Una festa dunque, un colpo che pesa, peserà, anche se è stato giusto, persino delicato, dopo la gioia di chi non sapeva, fare sipario senza parole.